fare altro sono ancora attuali, perché chi invece ha avuto il coraggio, devo dire, o chi per necessità è stato costretto a continuare a fare l'agricoltore oggi sicuramente non ha di che sorridere. Noi vorremmo, io quando dico noi parlo delle istituzioni e anche degli uffici pubblici, io sono il responsabile del SUA a Monteloro, vorremmo invece vedere ritornare il sorriso sulla bocca degli agricoltori. Però i problemi sono gli stessi di sempre, cioè costi sempre più alti, mi sembra di capire, anzi io poi faccio il commercialista, quindi posso certificare che i costi continuano ad aumentare sia in termini di manodopera che in termini di acquisizione di prodotti, e invece abbiamo ricavi che si vanno assottigliando, fermo restando che comunque negli ultimi anni c'è stata una piccola inversione di tendenza che non ci deve però, come dire, illudere. Se alcuni prodotti di eccellenza del nostro territorio, come il primitivo, qui parlo essenzialmente di gente che produce e commercializza il primitivo, ha avuto questa impennata, non è detto che tutto questo continui nel tempo. Noi purtroppo non siamo, come dire, come settore agricolo, padroni del nostro destino. Il fatto di aver ascoltato tanto entusiasmo negli interventi mi fa però capire che ancora si parla in termini individuali. Finché l'agricoltura è legata alla passione di più o meno giovani agricoltori, tutto questo rimane appeso ad un breve filo, perché i destini poi delle grandi produzioni sono in mano ai grandi commercianti del nord, purtroppo, e quindi anche la diffusione del vino e la commercializzazione del vino a livello mondiale. Ho sentito parlare di accorciamento della filiera, ma le produzioni vitivinicole, se non hanno uno sbocco internazionale, che non è neanche più l'Europa, perché l'Europa è una regione in crisi, pensate, fino a 20 anni fa l'Europa produceva l'80% del PIL mondiale, oggi l'Europa produce il 20% del PIL mondiale. I mercati emergenti sono la Cina, sono il Brasile, forse anche gli Stati Uniti, perché ho sentito l'intervento di Fabiana Paroli che ha detto che negli Stati Uniti è già difficile, molti negli Stati Uniti non sanno cos'è l'Italia, figuriamoci se sanno cos'è la Puglia e addirittura se sanno cos'è il primitivo di Manduria. Quindi il fatto di dover produrre pensando che le produzioni devono rimanere a livello locale o nazionale perché si possa incrementare il reddito è una pura utopia. Se non facciamo sistema, se i piccoli agricoltori che sono qui non capiscono che bisogna mettersi insieme per difendere le eccellenze, per creare un marchio che sia internazionalmente conosciuto, ma che sia come dire, viva di vita propria, perché se i grandi commercianti che commercializzano il nostro vino, decidono che tra qualche anno il primitivo non debba più essere venduto sui mercati internazionali, il prezzo del primitivo crollerà, come sono crollati i prezzi del Nero Tavola in Sicilia, come sono crollati i prezzi del Fiano in altre zone d'Italia, perché i mercati non sono, cioè il primitivo non si beve perché è migliore di altri vini, si beve perché c'è qualcuno che va lì a proporre. Fabiana l'ha detto, cioè, se non c'è qualcuno che propone la vendita dei nostri prodotti, i nostri prodotti non vengono venduti. E non si tratta di venderli qui a Berlino piuttosto che a Londra, si tratta di venderli in Cina, si tratta di venderli in Australia, bisogna venderli in Brasile. Quindi la logica del siamo orgogliosi della nostra piccola azienda va benissimo, è qualcosa di meritorio, è chiuso. Ma se non cambia la nostra mentalità, se non riusciamo a comprendere che solamente unendo le forze, creando delle strutture in grado di competere con i grandi produttori, con i grandi commercianti di vino, la nostra situazione non cambierà molto. Cioè, potrà esserci tanto entusiasmo, potremmo fare delle bellissime esperienze individuali, ma la situazione generale del territorio rimarrà sempre la stessa. Quindi io, come parte in causa, sia come responsabile dell'ufficio di Cuneo che come professionista che in qualche modo ha contatto con molti di voi, chiedo, cambiate la mentalità con cui vi approcciate alla produzione.
persone e soprattutto a fare l'agricoltore, altrimenti le cose non cambieranno. Poi l'assessore adesso ci dirà quali sono le prospettive, e ho chiuso, quali sono i programmi e quali sono le prospettive con cui la politica può dare una mano a tutto questo processo di innovazione, ma fondamentalmente il destino di chi produce è nelle proprie mani. Grazie.